Sto zitto anch'io, facciamo tre. Si è avvalso della facoltà di non rispondere Stefano Manni, 48 anni, ex sottufficiale dei Carabinieri, originario di Ascoli Piceno ma residente a Montesilvano, considerato il capo indiscusso del gruppo eversivo neofascista Avanguardia Ordinovista, smantellato dall'inchiesta Aquila Nera, coordinata dalla Procura Distrettuale di L'Aquila e condotta dai Carabinieri del ROS. Questa mattina al Tribunale di Pescara Manni è comparso in rogatoria davanti al GIP Nicola Colantonio e al PM titolare dell'inchiesta Antonietta Picardi, assieme ad altri due indagati, Emanuele Pandolfina e Franco Montanaro. Questi ultimi hanno scelto però di rispondere alle domande dei magistrati, negando ogni addebito e dicendo di essere sì di destra, di aver sì aderito all'ideologia politica propagandata dal gruppo neofascista su Facebook, ma di non aver capito di essere entrati a far parte di un gruppo eversivo e terroristico, dando così la colpa ai malintesi che si creerebbero nell'utilizzo dei social network. Ha commentato nel senso che lui ha respinto ogni accusa, ma io non posso dire altro perché non posso dire altro. Pandolfina ha risposto un attimo alle domande che gli sono state fatte. Purtroppo l'idea, la passione così politica mi ha indotto ad aderire senza così pensare a cosa ci potesse essere dietro, se effettivamente c'era un qualcosa, a queste idee che venivano prospettate da sto signore, che io lo conosco, ci saremmo incontrati due o tre volte, di quei nominativi che ne conosci 4 o 5, ci si sono incontrati occasionalmente qualche volta. E quindi dice, è stata una mia dabbenaggine, proprio così l'ha qualificata, dabbenaggine, qualificare, cioè propormi come uno che insomma dava retta, dava corso. L'interrogatorio iniziato alle 10 è durato poco più di un'ora. Il legale di Montanaro, Gabriele Torello, presenterà istanza di scarcerazione per il suo assistito. Mentre per Pandolfina, arrivato in ritardo in tribunale a Pescara a seguito dei controlli in ospedale per un malore avuto nella notte in carcere, l'avvocato Di Blasio, titolare della sua difesa, chiederà gli arresti domiciliari anche in virtù delle condizioni di salute del suo assistito. Pandolfina è accusato di aver concorso alla tentata rapina di armi ai danni di un collezionista pescarese, armi che sarebbero servite ad accrescere l'arsenale del gruppo in vista di successive azioni violente ai danni di politici e di istituzioni. Lui, sentendo queste così prospettazioni, le armi, lui aveva ipotizzato, dice, io conosco questa persona che ha le armi da caccia, si potrebbe andare lì prenderle, però lui dice, ripeto, l'ha detto a domanda specifica del GIP e del procuratore, dice, io non sapevo cosa dovessero fare con queste armi.